Eccola qui, Serenella Salomoni.it. Buongiorno, buongiorno Serenella. Buongiorno. Ho fatto una premessa stamattina, ho detto, io dico sempre Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia, e poi di terapia di coppia parliamo molto poco, anzi quasi mai. E la terapia di coppia, quando si va dal tecnico, cioè si va dal tecnico, no? Quando non si riesce ad aggiustare qualcosa, si va dal tecnico. E effettivamente le coppie hanno dei problemi che poi, quando vengono fuori, è un po' tardi per andare. Sì, per carità, Si va dal tecnico quando è una macchina che non funziona. Tu vai dal tecnico, ma ci vai subito? Quando non funziona più, quando... sì, però magari quando appunto, sento dei primi rumorini ci vado e magari salvo la macchina. Mamma mia, c'è qualcosa che non va. E invece, come diceva Woody Allen, dopo il mio psicanalista c'è solo Lourdes. Allora, dopo si arriva sempre a fare la terapia. Quando hai l'acqua alla gola, insomma, è l'ultima chance che ti dai, ecco, dopo aver chiesto ad amici, colleghi religiosi, l'amica del cuore, che chiaramente ti possono anche dare dei buoni consigli, ma qui non si tratta di consigli, ma di cambiare. Cioè, la coppia nel tempo ha bisogno di avere dei cambiamenti, dei cambiamenti, perché cambiamo noi col passare del tempo, degli anni, quindi, e poi scopriamo delle cose, poi Barry, quante volte ci vanno bene le cose che poi dopo invece non ci vanno più bene. All'inizio dici sempre che va tutto bene, no? Sì. Non ti dà fastidio niente, no? Quindi quello è il fatto di dire: ebbene, sì, siamo in crisi, è probabilmente il primo passo verso la guarigione, cioè verso il fatto di andare a cercare di capire come siamo fatti, perché quando vengono qua le coppie, ti dirò che la prima cosa che dico: guardate che io non sono l'amico o il prete, qui venite per capirvi. Se poi dopo, alla fine della terapia, decidete di separarvi, va bene, cioè devo dire, perlomeno abbiamo fatto le cose fatte per bene e potete fare una buona separazione, perché anche quella è importante, specialmente se ci sono dei figli. Sì, infatti. Quindi tutto questo diventa fondamentale per poter dire: vado a vedere, a sentire, a capire che cosa ci sta succedendo. Ti faccio un'ultima domanda, Serenella, ma in linea di massima, quanti, dopo che hanno fatto questo passaggio, salvano la coppia? Beh, il dopo non so, dopo tanto tempo, perché io veramente di solito faccio dei follow up anche dopo un anno e mezzo, o anche all'inizio dopo 6 mesi, poi dopo un anno, per cui li vedo e devo dire che le coppie che vengono di solito vanno bene, però molti dopo aver finito la terapia di coppia non li vedo più, per cui non so dopo 3-4 anni che siano, che cosa succede. Certo, perlomeno escono, che hanno capito chi sono loro, chi è l'altro e se ci vogliono stare insieme, hai capito? Certo. Anche perché molti vengono per cose ben precise, quando succede qualcosa di molto grave, tipo un tradimento. Okay. Allora sai, quando arriva il tradimento siamo già con una coppia che sta soffrendo molto, che c'è molta aggressività in giro. Ok, molto chiaro. Grazie Serenella, ci sentiamo. A presto, voi. Ti aspetto. Ciao. Ciao.